pronti, no? Direi di sì. Allora, il modo migliore per far capire le cose ai giovani, ai ragazzi, penso che sia quello che poi purtroppo uno c'ha sempre da ridire ai genitori, però invece mia madre ha fatto una cosa che proprio la ringrazio e tutto. Mi diceva, per farmi iniziare a leggere i romanzi, guarda, questo libro lo metto qua, no? Là. Non lo leggere. Quindi inevitabilmente un ragazzino che fa a 8, 10, 12 anni fa il contrario di quello che ti chiedono i genitori. Quindi anch'io ho iniziato a farlo con i miei figli e con i miei amici dei miei figli. Quindi gli dico, tieni l'acqua aperta, butta le cose nello stesso cestino, tieni l'acqua aperta quando ti lavi i denti, usa tanto sapone. Automaticamente i ragazzi fanno il contrario perché tu gli dai una privazione. Quindi penso che questa sia la cosa migliore da fare. Sto mettendo via le reti. No, non ci vado, figliolo. Da questo momento niente più pesca. Dai un'occhiata fuori. Panda, io non... La raccolta differenziata per me è molto difficile perché mangio poco, anche se non si vede. Ciao Jack, hai già fatto colazione? Però faccio quattro... cerco di fare 4-5 cose... non dico giornalmente, però quasi sempre, che è quella di spegnere l'acqua quando mi insapono sotto la doccia. D'inverno tieni un po' di freddo, però ti tempri, e tu lo sai bene perché stai in via di estinzione. Quando ti lavi i denti cerco di chiudere tra una dentata e l'altra l'acqua. Cerco di andare in bicicletta, no, perché Roma è impossibile, però cerco di usare un po' più il motorino, quindi rischiando anche un po' più la vita rispetto che la macchina. Cerco di... In realtà poi sono queste le cose che faccio io. Magari è poco, però ho sempre pensato che se qualcuno iniziassimo un po' tutti a fare tutte queste cose, forse i nostri figli, i nipoti potrebbero vivere in un mondo migliore. I cani sono diventati il motore della mia vita. Ne ho salvato uno 3 mesi fa, si chiama Spritz, e non avevo lo spazio per tenerlo e lo tiene poi mio padre, vedi, non ci avevo neanche pensato, e l'ho chiamato Spritz perché pur avendolo trovato attaccato a un palo su Viale Trastevere alle 3 di notte sprizzava gioia. Io ce la faccio ad anziare, lo so. Far capire e spiegare l'ambiente ai ragazzi, penso che la cosa migliore l'abbiate fatta voi con il WWF, cioè farlo spiegare proprio dai ragazzi. Questo penso che sia una delle... è rivoluzionario anche quello che avete fatto, quindi io ho voluto aderire subito, poi ho messo un mezzo secondo a decidere.